Dopo le piogge torrenziali che si erano abbattute sulla valle dei Moomin nei giorni passati, si era temuta un'altra grande inondazione. Ma per fortuna il sole splende alto ora e tutti gli abitanti si godono i suoi caldi raggi in pace e tranquillità. Sono innamorati. Ma figurati. Un giorno ti comporterai anche tu così. Io lo dubito fortemente. Nella Valle dei Moomin sono tutti occupati. Papà Moomin è sposato con mamma Moomin. Linda è un impossibile, è troppo vecchio per me. Rubiconda si interessa solo alle sue invenzioni. Wilson non sarebbe niente male, però figuriamoci, lui non si sposerebbe mai. Rimane solo... Che? Uno che non è certo un campione di intelligenza. Chi sarebbe costui? Ah, cosa darei per trovare un fidanzato che mi ricoprisse di regali? Regali? Tu non saresti certo la ragazza che fa per me. Io non sono il tipo che ci presenta un appuntamento con un mazzo di fiori e dei cioccolatini, anche perché me li mangerei io. E chi lo dubitava? Bene, erano squisiti. Meglio che me ne vada. Dove sei diretto, Sniff? Vorresti sapere? Senz'altro è un posto dove speri di trovare dell'oro. E tu come l'hai indovinato? È l'unica cosa per cui non faresti il pisolino. Ti dico tutto, ma devi tenere il becco chiuso. Ho sentito dire che c'è un filone aurifero a nord del ruscello della montagna e io intendo andare a verificarlo. Ti auguro buona fortuna, Sniff. Tu non puoi capire la febbre dell'oro, Dada. Tu sai dove se ne sta andando Sniff? A cogliermi un mazzo di fiori perché mi ama. Cosa? A volte ti dà delle idee strampalate. Figurati se sono il tipo che si trova una fidanzata. Oh, perbacco, ricomincerà a piovere. Sarà meglio che mi sbrighi. Mi sono perso. Dovevo chiedere delle indicazioni più precise. Cosa? Non c'è più. Dov'è? Non sento più il ruscello. Non vedo niente. Forse è meglio che torni a casa. Non ce la farò mai con questa nebbia. Oh.
Bacco, che visione meravigliosa. Sniff si recò al ruscello della montagna ogni dì. Non capisco come mai Sniff non si veda più. Linda mi ha detto che lo vede uscire di casa al mattino molto presto e ritorna sempre dopo il tramonto. E si comporta così da più di una settimana. Esatto. Sarei proprio curioso di scoprire che cosa fa. Voleva scoprire dove va Sniff tutti i santi giorni. Oh, perbacco, anch'io intendevo pedinarlo per svelare il suo segreto. Ormai c'è andato Moomin, aspetteremo che torni a casa. Oh, eccolo là! Moomin, ti stavamo aspettando! Su, guarda il sacco, dici dove vai e che cosa fa Sniff. Non ha trovato l'oro, vero? Ciao, Dada. Ciao, Rubiconda. Scusate, ragazze, ma adesso non ho tempo. Mi spiace, vorrei stare solo. E tu che volevi fidarti di Moomin? A me sembra che non abbia scoperto proprio niente. Però, com'è strano. Come sta? Dice che vuole essere lasciato in pace. E non ha mangiato niente. No, si comporta come Sniff. Mi sembra che la situazione sia grave. Che mai sarà successo a quei due a nord del ruscello di montagna? Domani mi alzerò di buon'ora e lo scoprirò. No, non è il caso. Questo è un compito pericoloso. Ma io non ho paura. In quella zona è molto facile perdersi. C'è una nebbia fittissima. Inoltre è una missione delicata perché non sappiamo che cosa sia successo a quei due ragazzi. Per questa spedizione ci vuole una persona con esperienza come me. E se anche tu prendessi questa malattia? Boh, non dire sciocchezze, Rubiconda. Non sono un pivellino sprovveduto come Sniff e Moomin. Stai attento, caro. Mm.
succede, papà Moomin? Siete tutti mattini? Ora non ho tempo di spiegarle, ispettore. Sto pedinando quei due. Li sta pedinando? E perché? Cosa hanno fatto? Non lo so, lo devo scoprire. Allora anche la polizia deve indagare. Cos'è successo a quei due? Anche papà Moomin è svanito. Che cosa? Cosa? Vuoi dire che anche papà è diventato come loro? Già, e si è rintanato nel suo studio da quando è tornato a casa. Non dovevo dargli retta, era meglio se ci andavo io, che sciocco. Puoi passarmi il sale? Papà, passami il sale! Cosa? Stavi parlando con me, Tata? Sì, passami il sale, per favore. Io sono sazio. Non mangi il dolce. Anch'io non ho più fame. Martina, non vieni con noi? Non lo so. Se hanno un segreto, deve essere rispettato. Sapete benissimo come la penso a questo riguardo. Ma la situazione è tragica. Moomin non ha nemmeno mangiato il dolce. L'hai visto anche tu? Certo, lo so. Ehi, buongiorno! Dove ve ne state andando? A scoprire cosa succede a nord. Posso venire anch'io? Sembra che ci vadano tutti ormai. E perché vuoi venirci? Sono settimane che mi struggo dalla curiosità di scoprire cosa succede lassù. Quindi la situazione è grave. Già, ormai non so più che cosa immaginare. Sembra quasi che siano tutti vittima di un incantesimo malefico. Ed è successo a nord del ruscello della montagna, è così? Esatto. Ah, è interessante. Wilson, per caso tu sai qualcosa? No. Però non c'è nulla di cui preoccuparsi. Stai tranquilla, vedrai che col tempo passerà. È calata la nebbia. Non si vede ad un palmo. Ehi, aspettatemi per favore. Non sono più un giovanotto come voi. Non ce la faccio a correre. Ci siamo persi, non si sente più il ruscello. Lindo, che cos'hai? Dove stai andando? Qualcosa mi attira da questa parte. Quello è uno stagno. Eccoli lì. Cosa? C'è anche mio fratello. Ma che cosa hanno da fissare così? Oh, perbaccolina. Hai visto qualcosa, Lindo? Sì. Allora è qualcosa di interessante. Silenzio, Dada! È una ninfa! Una ninfa? Oh, che meravigliosa leggiadria! Ma dov'è questa ninfa? Io non vedo niente! Dada! Cosa? Dada, vieni qui, per favore! Purtroppo la ninfa è sparita perché Dada l'ha spaventata. Torneremo domani. Speriamo che domani rimanga più a lungo. Moomin! La notizia dell'apparizione della splendida ninfa d'acqua si sparse per tutta la valle dei Moomin. Dobbiamo agire, non possiamo stare a guardare. Le donne devono decidersi e contrattaccare.
attaccare. Non possiamo farci rubare tutti gli uomini da una stupida ninfa d'acqua che non riusciamo neppure a vedere. Riflettete e ditemi quali sono le vostre proposte. Sì, non possiamo andare avanti così. Io lo so qual è la soluzione. Parla, che aspetti? La ninfa sorge dalle acque dello stagno e quindi noi dobbiamo distruggerla, giusto? Oh no, come possiamo annientare una meraviglia della natura? Allora forse tu avrai un'idea migliore. Beh, io propongo di aspettare ancora un po'. No e poi no, il loro comportamento maschilista ci offese anche troppo. Trovo che l'idea di Dada sia fantastica, basterà ricoprire di terra lo stagno. Veramente, sì, esatto, basta così, la decisione è presa, domani faremo sparire lo stagno. Lo stagno non c'è più. Mumin, cosa è successo? Non lo so, ma lo stagno non c'è più e nemmeno la mia ninfa. Stanotte l'ho perfino sognata. Anch'io l'ho sognata, era così bella, così armoniosa, così eterea. Mi viene un dubbio, se fosse stata solo una nostra illusione. Un'illusione? Sì, infatti nessuna delle donne riusciva a vederla, no? Era solo una chimera. L'ho sempre saputo che gli uomini hanno un'immaginazione molto più fervida delle donne. Vorrà dire che la sogneremo una volta ogni tanto. Sì, ha ragione, Papa Mumin. Questa mi sembra una decisione molto saggia. Sì, in effetti non era più bella di Mimla. Non c'è più! E lo stagno dov'è? Che cosa gli è successo? Credo che le piogge abbiano rotto l'argine a valle. Dada, era questo lo stagno incriminato? Oh, buongiorno, signore. Ditemi, dove siete dirette? Per caso è scoppiata una nuova febbre dell'oro? Niente affatto. Volevamo interrare lo stagno. Davvero, Severina? Volevate farlo sparire? Si può sapere che c'è da ridere? Vi chiedo immensamente scusa, signore, ma la sola idea di vedervi interrare quello stagno mi fa svellicare da ridere. Mumin, sei guarito ora. Ma che dici? Evviva, hai dimenticato tutto. Mimla, perdonami se in questi giorni ti ho lasciata sola. Non fa niente, ho ripulito tutta la casa. Mimla! Bene, torniamo a casa, io ho una fame da lupi e voi... Sì, torniamoci a casa. Che bello.
Avevi ragione, col tempo è passato tutto. Sai, mamma Moomin, avevo sentito dire più volte dalla gente che le ninfe d'acqua appaiono in questo periodo in prossimità degli stagni. Però io non credevo che fosse vero. Ma io non l'ho vista e quindi non ci credo. Beh, immagino che solo gli uomini abbiano il privilegio di vederla. L'amore è davvero un sentimento incomprensibile. Oh, non lo capirò mai. Per quanto mi riguarda, io sono innamorato solo della pesca. Tutto era tornato alla normalità nella Valle dei Moomin e adesso finalmente nessuno più pensava alla ninfa d'acqua.